bentornati ragazzi, bentornati, siamo su FIFA 16, madonna FIFA 16. Oggi proveremo una partitella, io prendo il Milan ragazzi, non l'ho ancora provato. Contro una squadra che non so assolutamente contro chi, ma ci proverò, vediamo un po', vediamo. Squadra medio forte, Liverpool, dai. In virtù delle vecchie glorie, del bel 3-3. Che poi è finito male, ma vabbè. Luis Adriano lo tolgo e metto Balotelli, ragazzi, Balotelli, perché Balotelli è più forte. C'è un po' di ombra nella fresca, ma tanto non è che posso fare miracoli. E dunque, vediamo un po'. Postazioni di gioco, mettiamo un esperto, estate, sereno, rovesci, pioggia, facciamo rovesci. Sì. Mi sta abbastanza fastidio sta cosa dell'ombra, però vabbè, non è che posso fare miracoli sul serio. Che è sta roba? Ecco, graficamente è tanta roba per il PC, ragazzi, ve lo dico sincero. Guarda che spettacolo, bellissimo. Ovviamente Stefano Nava, siamo pronti a seguire questa stimolante amichevole. C'è grande attesa per conoscere chi vincerà oggi tra Milan e Liverpool. Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Guarda che bello ragazzi, forza Milan. Quest'anno magari arriviamo quarti, magari arriviamo quarti. Due gol, ultima partita. Carlos Bacca. Ecco l'11 titolare del Milan. Affrontano la partita con 4-4-2, ma di stampo certamente offensivo. Coutinho sembra pato, ragazzi. Lo stadio Giuseppe Meazza, dai, tradizione internazionale. Partita, ragazzi. In occasione di mondiali del 34 e del 90. Qui si sono disputate anche ben tre finali. Uso esperto perché non voglio assolutamente perdere. Ecco il tiro. Attenzione, subito una chiara occasione. Balotelli! Il portiere sembra che dormisse, se entrava dentro che succedeva? Vabbè. Sbattiamoci nelle palle. Attenzione! Porca miseria, ragazzi. Bacca, ragazzi. Bacca da frutta. E voi vi chiederete, come mai che stai facendo... Affanculo, dai. Occhio al cross. Dai. Come mai che stai facendo FIFA invece che PES? Perché PES non ha ancora le squadre aggiornate. Quando l'ho aperto, madonna ragazzi. Io posso capire che non abbia le cose ufficiali, ma almeno le rose, cazzo, aggiornate, le porca troia. Dico la puttana. Aspettate un attimo, ragazzi, che voglio un attimino abbassare. Oh! Cazzo fa, ok. Vado ad abbassare un attimino le... l'audio, perché sennò qua non si sente più un cazzo. Ma no, non vorrei mai che non si sentisse la mia voce. Comodamente controllato dal portiere. Come le ultime volte che è successo sto casino, ma... Ok. Pensavo di fare una serie su PES. Attenzione, abate! Baramparata, madonna. Su PES, stavo pensando di fare una serie su PES. Magari la Champions League, fare appunto la Champions. E con una squadra che magari scegliete voi. Dite, prendete quella squadra lì. Purtroppo la Champions è solo su PES, quindi ragazzi... La Champions su PES, quindi... Magari fare il torneo della Champions con una squadra scelta da voi, chiaramente. Attenzione a Balotelli. Prova il numero, niente da fare. Lucas Lane. Skirtel. Ditemi cosa ne pensate. Palla che diventa rossonera. Ok. Balotelli. Onda, abate! Vaffanculo, respinta, madonna. L'unica cosa che ho trovato, vaffanculo, porca puttana, guardalo.
Una cosa che ho trovato fastidiosa. Come fallo? Fallo di chi, scusa? Non era fallo, vabbè. Una cosa che ho trovato fastidiosa in questo FIFA è che i portieri si sono reattivi solo sulle palle forti e non troppo vicine. Le palle vicine, vabbè, che anche nella realtà è difficile bloccare la palla vicina, però. E poi in PES, mamma mia, i passaggi filtranti sono praticamente sempre un gol. Ho fatto una partita, è finita 6-6, figuriamoci. Mi sembra proprio il caso. Anche qua può succedere, però. FIFA e PES è più hardcore. Perdono palla, cioè, sembrava interessante. E questa è la cosa un po' più brutta di PES, diciamo. Porca puttana, vedete? Era messo male, posizionato male il portiere. Sulle palle un po' così si posiziona male, anche le palle lontane. Però, insomma, diciamo che parano abbastanza. Bacca, 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 madonna, balla. Ballack. Ballack che fine ha fatto, sapete voi? Io non lo so. Da quando ho smesso di seguire il calcio, cioè non è che ho smesso di seguirlo, ma non mi informo più di tanto. Da quando ho aperto il canale ho perso la voglia di guardare il Milan e guardare le partite, insomma. Adesso sto rincominciando a guardare di nuovo il Milan e guardare le varie cose. Insomma, mi sono abbastanza informato sul Milan, ma dobbiamo vincere questa partita, perché non mi sembra il caso di perdere. Porca troia! E la difesa del Milan fa cacare, lo sappiamo, no? Quindi non è che... Si ricomincia con il Liverpool che conduce la gara. C'è da aspettarselo, quindi. Attenzione a Balotelli! Balotelli! Madonna! Era pure fallo, forse. Che parata, ragazzi. Chi è questo? Attenzione a Honda. Sì, ma io calcio d'angolo non ne so battere, cioè, sul serio. Ok. Balotelli. Milner. Vediamo se riusciamo a segnare. Guarda che stronzo. No. Cerca la sovrapposizione. Cioè io su PES mi sono messo tutte le cazzo di cose, le maglie, cose. Vaffanculo, ma cosa cazzo fai? Tra altre cose c'ho il cavo che tira, scusate. Insomma, mi ero scaricato tutte le maglie su PES, perché sapete, per PlayStation 4 si possono scaricare le maglie e metterle sulla chiavetta. E il problema è che le squadre non sono aggiornate, bisogna aspettare una settimana, due coglioni, cioè. Quindi che poi l'altra cosa figa è che vado dal rivenditore ieri, l'altra cosa figa, non è figa, però nel senso l'altra cosa che è successa, ieri vado dal rivenditore, vado a prendere il gioco, che è chiaramente in accesso anticipato perché l'ho preso il 23 al posto del 24, oggi è il 24. E me lo dà, e io vado a casa, lo scarico, insomma. Ho scaricato tardissimo, però. Lucas Leiva. Perché appunto la mia connessione ha finito di scaricarlo abbastanza tardi, FIFA, sto parlando di FIFA, E poi che succede? Origin non me lo fa provare, perché? Perché esce domani. Ma vaffanculo, ma che senso ha? Attenzione! Vediamo tutto. Fra un po' prendo un altro gol, chiaramente. Mamma mia, che occasione questa, Pierre. Pierre. Madonna Pier. Milan fa schifo, ragazzi, sto gioco. Non ci sono cazzi proprio. Cioè, a parte l'attacco proprio. Abbastanza merdoso. Kučka! Che gol di Kučka! Madonna, Cuco! Gran gol, ragazzi. Fiero, madonna. Ma che gol? Da fuori area, bam! Goleador proprio. Mimo Flo, goleador. Mostra anche che l'hanno fatto con una certa precisione. La regia ci ripropone il gol. Belli anche i replay.
colpo d'occhio su FIFA non ci sono cazzi, per il PC è tanta roba, cioè, ok che magari, l'ho già detto anche negli altri video, magari i volti sono fatti meglio in FIFA, in PES, però cioè, il colpo d'occhio è sempre spettacolare, cioè, l'erba, le cose, lo stadio, cioè, non ci sono cazzi. Se ci fosse anche la Champions su FIFA prenderei solo FIFA. Cioè, vabbè che magari lo farebbero tutti quello, però qualche cosa deve avere anche PES, quindi è normale che il gameplay di PES non, cioè mi piaceva più la della demo, sinceramente mi piaceva più quello della demo che quello del gioco completo, sinceramente. Un'ottima serie di passaggi. Perché i portieri erano più reattivi, un po' più reattivi. Soprattutto delle volte tiri magari pianissimo e segni, cioè affanculo, cioè tiri da vicino e segni lo stesso, cioè veramente incredibile sta cosa, perché il portiere dorme, poi le rispinte, madonna, non bloccavano mai la palla, il portiere su FIFA non blocca mai la palla, guarda che stronzo. Però la cosa bella di FIFA invece, cioè ce ne sono tante di cose belle di FIFA, ma le novità sono che praticamente se tu sei sbilanciato e provi a tirare oppure a fare un passaggio non lo fai bene se sei sbilanciato. Invece se sei dritto con le spalle, sei fiero, tiri bene. Quella è la cosa un po' più diversa, diciamo. Dai, prendi sta palla, bravo. Scusate. Ok, sto guardando se stava registrando, beh, insomma. Liverpool che recupera il pallone. Vediamo se riusciamo. È finito qua il primo tempo, ragazzi, sempre 1-1. Non è successo praticamente più niente. Io di Balotelli, Matelli, ma insomma. Grande Cuco. Un tiro, un gol. Un grande tiro. E niente, ragazzi, andiamo avanti. Guardate l'erba fighissima sotto la schermata. Facciamo qualche sostituzione, va, vediamo un po' se togliamo Bonaventura, mettiamo magari Montolivo. Poi boh, va bene così, tanto. Cioè, Alex è più forte di Romagnoli e Zapata. Di sicuro di Romagnoli non è più forte, però vabbè. C'è il cambio, la sostituzione nel Milan. È il Liverpool dunque a dare via alla ripresa. Direttore di gara che ha visto. Oh, che cazzo succede? Sarà punizione. Si menano. Lucas Leiva. Porca troia. Bacca. Sarà calcio di punizione per il Liverpool. Altra cosa figa è che le difese, se si usa la modalità campione, cioè la difficoltà campione, sono veramente impenetrabili, cioè tu non riesci neanche ad avvicinarti, cioè ovviamente devi fare proprio le azioni, se no in FIFA sempre, quindi. Hanno modificato tantissimo la difesa, è molto più difficile. Già solo questa cosa qua in modalità campione non riesce a farlo. Infatti io in modalità campione ho perso 3-0 o 4. Questo è fallo, assolutamente il giallo ci sta tutto. Vediamo un po' cosa gli dà. E infatti, cartellino giallo. Guarda che bella l'erba. Non accenna nemmeno una protesta. Le animazioni non sono al massimo, cioè sincero. Oh, cazzo succede. Tutto pronto dunque per il cambio nel Liverpool. Proviamo la botta. Saltano i infatti. Le punizioni non sono capace, anche se dicono che è più semplice. Abate. Occhio alla botta. Abate, ragazzi. Ehi, Balotelli ci prova, ragazzi. Ci ha provato.
De Sciglio, ragazzi. De Sciglio prova ad andare. Occhio De Sciglio. Per Balotelli, niente da fare. Che poi Balotelli è ex Liverpool, senza farlo neanche apposta. No. Attenzione al tiro! Porca miseria. Chisù, che onda. Ragazzi, voglio vincere, lo dico ogni partita, ma stavolta ci voglio proprio riuscire, eh. Sotto il cazzo. Ma anche perché poi vinco sempre da solo. Quindi. Coutinho. La mette in area. Il portiere di pugno allontana. Dai, che cazzo fai? Dai. Dai, e che cazzo? Prendi. Dai, bacca, dai, madonna, dai. Dai, Balotelli, che cazzo succede? Si va a interrompere, madonna cara. Si va a interrompere su quello per terra. Allora sei uno stronzo proprio. Dai, De Jong, butta sta palla su, cazzo. Madonna, è chiusino, chiusino. Chiusino è un'altra cosa, però. A panino, sì. Potrebbe crossare De Jong. Madonna, ma non cross. Onda! Il palo di Onda, madonna, sulla cresta dell'onda. Valentino Rossi, no, Kisuke, guardate Kisuke il tiro, madonna ragazzi. Anche toccata forse, infatti l'ha toccato. Dai, metti in mezzo. Questo bastardo d'un portiere. No, no, che cazzo fai? Vedete? Vedete? Avrei voluto passarla a Onda, che era sulla fascia, non sull'onda. Ed era messo scomposto, diciamo, e non gliel'ha passato. I padroni di casa si preparano al cambio. E si pierde. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Balotelli. E c'è il tiro. Hanno sprecato una buona opportunità. Che cazzo. Dunque in parità. La vedo male. Cazzo. È impossibile. De Sciglio. Dai. Onda. Attenzione. Affanculo, guarda. Il Milan vuole sfruttare questo corner per portarsi in vantaggio. Ma chi cazzo è che ha detto di metterla lì quella palla di merda? Madonna, palla di merda. Palla di merda. Palla di merda. Alberto Moreno. Milan del cazzo proprio. Lallana. Lallana fanculo. Niente, adesso mi fanno gol loro. Vaffanculo. Dai, vai. Va, che roba, va. Va. Vabbè, abbiamo pareggiato di nuovo, ragazzi. Che devo fare? Non è assolutamente possibile vincere. Ah no, vabbè, però possiamo fare gol del gol. Affanculo. Chi segna vince, dai. C'è spazio per andare. No, cazzo. Proviamo a fare che segna vince, vediamo un po' se riusciamo a segnare. Almeno un gol di merda, ci serve un gol di merda, ma... Lallana. No, vabbè, dai. A parte gli scherzi. Roberto Firmino. No, veramente, è incredibile. Lallana. Eccolo, Lallana.
Ma vai a cacare un po'. Madonna, prendilo! Sto stronzo! Oh, brava. Kuzka è il migliore in campo, eh. A parte che non è che ci siano molti migliori in campo. Cioè, molte persone hanno giocato bene, ma... Kuzka ancora! Troppo. Dai, batte, dai. Vai col motorino, Kuzka. E Kuzka è stanco, ci sta anche. Zapata, addirittura Zapata. Attenzione! Paro! E poi c'è il gol! Oh, che cazzo! Vaffanculo, va. Luis Adriano! Grande gol! Proprio piango. Che cazzo, Dio fa. Dalla vita, Dio buono. Non ho mai vinto, cazzarola. Sono anche ripetuto tutte le azioni, fighissime. Guarda lì la parata della fierezza. Vabbè. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi al canale e condividete, perché così ci aiutate a crescere un po', anche perché siamo piccolini, ma siamo fieri, no? Alla prossima, ciao ragazzi!